Amici di Pubia, siamo alla presentazione dell'associazione Ethos. Con me il presidente, il dottor Mario Moretti, un nome importante Ethos dietro un progetto ambizioso. Sì, certamente. Naturalmente il nome dell'associazione non è puramente casuale. Noi vorremmo ispirarci giustamente all'Ethos greco, cioè a quel posto da vivere illuminato da una forte attività morale su cui tanti sono stati gli scritti anche del famoso filosofo greco Aristotele. E noi vogliamo ispirarci proprio ad una nuova politeia, quindi un nuovo modo di vivere nella nostra società. Naturalmente l'associazione Ethos è un'associazione socio-culturale ma anche politica. Quando parlo di politica, noi intendiamo la politica in un modo diverso. Per noi la politica non è un luogo di contese per il dominio del potere, ma per noi la parola politica significa mettersi a disposizione della comunità e della collettività, anche attraverso le nostre esperienze professionali e soprattutto personali. E vorremmo che la freschezza delle nostre idee in futuro possono essere condivise anche da tutta la comunità, perché l'associazione Ethos rappresenta un nuovo percorso e un nuovo percorso soprattutto di idee. Un percorso nuovo di idee con finalità anche politiche. Come intende la vostra associazione mettersi in contatto con la politica? Allora, sì, in poche parole diciamo, noi abbiamo dei principi che appunto ispirano la nostra associazione. I principi che animano e ispirano la nostra associazione ci permettono di vivere l'associazione diciamo, in modo del tutto indipendente. Quando dico indipendente, diciamo, ci tengo a sottolineare indipendente perché noi siamo indipendenti da qualsiasi forma politica attuale che c'è, diciamo, da qualsiasi logica clientelare o di comodo. Noi diciamo siamo Ethos e basta. In poche parole, noi diciamo con la politica, che noi che ci facciamo diciamo, al mondo politico carinarese, diciamo, vediamo, siamo voglio dire, diciamo, aperti al dialogo e al confronto con tutti, perché diciamo, il confronto però e il dialogo deve essere costruttivo e non distruttivo e senza pregiudizi, perché solo con un confronto del genere possiamo cercare di creare qualcosa di buono diciamo, per il nostro paese. Niente, la nostra priorità è quella appunto cioè il bene del nostro paese. E noi vogliamo cercare di portare le nostre idee all'interno del paese per diciamo, far crescere le nostre idee all'interno del paese e col tempo cercare di concretizzarle. Ethos, un progetto ambizioso che comunque ha richiesto un grande lavoro. Il segretario Nicola Zampella ha curato proprio insieme ai membri dell'associazione questo percorso. Come è stato mettere in piedi questa associazione? Sì, l'associazione Ethos sembra essere nata quasi per caso in effetti, in quanto noi tutti, 26 soci fondatori, siamo uniti da un unico forte filo conduttore che sta appunto sintetizzato nella voglia di far bene, nella volontà di non annichilirsi in questo marasma sociale che ci circonda. Nonostante tutto comunque sono state diverse le incombenze burocratiche che abbiamo dovuto affrontare per dar vita appunto all'associazione. In primis c'è stata la registrazione dell'associazione Ethos stessa presso l'Agenzia delle Entrate di Aversa, presentando tutta la documentazione necessarie affinché la registrazione possa avere luogo. In primis c'è stata la formazione di uno statuto da noi tutti sottoscritto e che in qualche modo rappresenta la carta costituzionale di Ethos, il modus vivendi che noi tutti intendiamo rispettare. Notizia di 4-5 giorni fa c'è stata anche la registrazione presso l'albo comunale delle associazioni locali che in qualche modo ci mette alla pari delle altre associazioni carinaresi. Abbiamo inoltre anche provveduto alla creazione di un organo direttivo che prevede delle cariche formali come presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, ma che noi tutti teniamo a ribadire hanno soltanto ed esclusivamente una forte valenza formale, in quanto fra noi tutti è forte il sentimento di uguaglianza e di parità. Ricordiamo che la vostra associazione ha anche un sito internet a cui possono far capo chi volesse partecipare. Certo, il sito internet curato dall'ingegner Mattiello è online, insieme alla nostra pagina Facebook. Noi invitiamo tutti i nostri sostenitori
genitori in qualche modo o coloro che ritengono significativo il nostro contributo sociale a rivolgersi a internet per poter in qualche modo avere anche dei chiarimenti o comunque approfondire le proprie conoscenze della nostra associazione. Un'associazione prettamente giovanile che ha anche lo scopo e l'intenzione di coinvolgere anche le ragazze, quindi le giovani donne che vorrebbero approcciarsi. Assolutamente sì, è uno degli obiettivi principali della nostra associazione. Dopo questa fase costitutiva e dopo la presentazione ci metteremo in modo soprattutto per cercare di, tra virgolette, reclutare, diciamo così, le figure femminili che possono sposare in pieno questo nostro progetto, perché sappiamo benissimo in una società così evoluta senza le figure femminili non potremmo vivere e né soprattutto andare avanti.